famo! Lo famo lo stadio! Sbrighiamo a fa lo stadio. Facce lo stadio. Oh Virginia, facce sto stadio. Ci ha detto di no già Olimpiadi, ora ci dice di no pure lo stadio. Ma che è venuto a fare a farsi indagare Roma? Lei, se si vuole rendere un po' più simpatica ai nostri occhi, ci va a fare lo stadio. Per Virginia Raggi è senz'altro la chance di entrare nel cuore dei romani, o almeno dei romanisti. Parliamo dello stadio della Roma Calcio, che scalda i cuori dei tifosi almeno quanto la magica. La campagna Famo sto stadio, lanciata da Francesco Totti, ha fatto breccia. Ieri l'incontro tra il Campidoglio e la S Roma e i costruttori è stato positivo. Una riunione molto costruttiva. Siamo soddisfatti. Vogliamo fare lo stadio, lo vogliamo fare insieme al comune, loro sono al lavoro con noi, quindi andiamo avanti, così cerchiamo di farlo il prima possibile. Gli altolà dell'assessore all'urbanistica Paolo Berdini sono stati in parte dribblati. Lo stadio della Roma a Tor di Valle, nella zona dell'ex ippodromo, si farà. Ci sarà un tavolo tecnico per stabilire una riduzione delle cubature e poi il progetto avrà il via. Il Movimento 5 Stelle non è mai stato contrario allo stadio. È questo il futuro delle nostre città, che noi diamo le chiavi delle città al privato. Ci sono due fazioni. Se consentite il passaggio così è impossibile però. Se il sì è un gol per i tifosi, è un brutto fallo per i comitati di quartiere e le associazioni contro le speculazioni edilizie e le colate di cemento. Dice sì ad uno stadio che rompe qualunque regola di buonsenso, di piano regolatore, di ambiente, in una colata di cemento inutile ed inaspettata. Visto che si sente odore di elezioni, questi vogliono tentare il malloppetto da prendere con i voti dei romanisti. Nessuno è contro uno sviluppo sano. Gli abbiamo dato il voto per garantire la legalità, ma si sono messi dalla parte di quelli che vorrebbero calpestarla. Lo stadio sì, sarà là lo in stadio fondo? È proprio al posto dell'ippodromo. Ed ecco dove sorgerà il famoso stadio, in questa piana di oltre 100 ettari, lambita dal fiume Tevere, in una zona periferica di Roma, quartiere Maiana. Tre grattacieli alti 220 metri, un centro commerciale, in totale 1 milione di metri cubi. Comunque si faccia, non è nel rispetto del piano regolatore. Il rischio idrologico è R4, è massimo. Forse la più grande speculazione mai fatta dello stadio è appena il 13-14% di questa volumetria. Difficile vincere contro Er Pupone Nazionale. La partita tra Movimento 5 Stelle e il capitano ha avuto un risultato scontato. Non le conviene inimicarsi il popolo dei tifosi? No, sono tutto il pupone. Rischierebbe 3 milioni di voti perlomeno. Penso proprio tanti ne perdete voti, sì. C'ha sempre ragione il capitano, sia con i piedi e quando parla. Se dice di no, andiamo via.